Andrea, vittoria in 3-7 contro Modena in questa semifinale dei Playoff Challenge. Dopo la sconfitta nei quarti di playoff, avevamo l'obiettivo di arrivare in fondo a questa competizione e ci siamo arrivati. Sì, noi l'abbiamo presa seriamente, mi sembra che l'abbiamo dimostrato anche oggi sul campo, no? Tante squadre hanno giocato questo torneo non con la stessa attenzione che hanno avuto nel corso della stagione. Noi al contrario, malgrado la cocente delusione di non essere a giocare per qualcosa di più importante, ci siamo messi con la cenere sulla testa, con grande umiltà, siamo tornati in palestra e stiamo onorando questo torneo. Ovviamente abbiamo ancora una partita da giocare, una partita che vogliamo vincere a tutti i costi per regalare alla nostra città, al nostro pubblico, una Challenge Cup o chissà, forse qualcosa di più. Senti, sulla partita di stasera, dicevamo, microfoni spenti, non tanto da dire, Modena con una formazione molto rimaneggiata, noi però sempre lucidi, sempre focalizzati su quello che dobbiamo fare. Ma io ribadisco, ognuno fa le proprie scelte, no? Ogni club fa le proprie scelte, noi abbiamo affrontato questo torneo con tanta umiltà, non ci siamo pianti addosso, ci siamo resi conto di aver fatto alcuni risultati non buoni nel corso di una stagione vincente, perché abbiamo vinto tantissimo. Questa è la legge dello sport, siamo andati in palestra, ci siamo preparati come oggi, abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Bene Andrea, grazie. Grazie a voi.